Dare ai giovani napoletani campagne del sud la possibilità di vivere appieno il mondo del lavoro, formandosi in Europa, imparando l'inglese e colmando il gap con i loro pari età del vecchio continente. Se ne è discusso all'auditorium di Scampia nel corso dell'incontro pubblico Stage e Lavoro in Europa 2017, opportunità per i giovani, organizzato da Ciro Frongillo, presidente dell'associazione AVOG, che sull'argomento si è così espresso. In questa giornata qui a Scampia è stato messo in evidenza che i giovani devono partecipare a tutte le iniziative, quindi con le scuole e con altre parti. Noi come fondazione abbiamo iniziato da Scampia perché qui non è solo il luogo dell'illegalità, ma il luogo della legalità, della cultura e dell'appartenenza. Il 76% della gioventù è di Napoli e qui a Scampia. Il futuro è qua. A confronto esperti di politiche giovanili, amministratori locali, università e scuole, associazionismi ed enti di formazione impegnati nella progettazione europea che hanno illustrato alla platea composta soprattutto da liceali e studenti universitari le opportunità offerte dalle politiche europee. Da Scampia insieme, responsabili europei e nazionali con i giovani, perché con il loro entusiasmo e la loro passione possiamo costruire il domani. Questo l'intervento di Andrea Cozzolino, europarlamentare e vicepresidente Commissione Sviluppo Regionale, che ha organizzato e promosso il progetto che parte da Bruxelles e approderà in Campania e in Calabria. Noi siamo nel paradosso di avere il tasso di disoccupazione tra i più elevati, più di 6 milioni di giovani cittadini europei sono senza prospettiva di lavoro, eppure abbiamo più di 2 milioni di posti di lavoro vaganti perché non abbiamo le competenze, le conoscenze, la formazione adeguata per le giovani generazioni. Dunque è molto importante cogliere tutte le opportunità e soprattutto quello che ho cercato di dire, non lasciamo solo i ragazzi di Napoli e del Mezzogiorno. Proviamo a costruire degli strumenti di accompagnamento, di adozione, per cui un ragazzo e una ragazza non devono sentirsi soli nelle scelte di vita negli anni che verranno e di avere il supporto non solo della famiglia, ma anche e soprattutto il supporto dello Stato, delle istituzioni che siano in grado di accompagnare il futuro delle ragazze e dei ragazzi di Napoli e del Mezzogiorno.